Uomini e donne, le 5 cose che non sai su Massimiliano Bartolini. A Uomini e Donne è arrivato nelle ultime puntate un cavaliere che promette di diventare molto presto un protagonista del Throne Over. Si tratta di Massimiliano, che Gemma ha immediatamente notato, dichiarandosi interessata a lui. Ci sono delle cose che il pubblico però non conosce ancora di Massimiliano. Ecco tutte le curiosità sul nuovo cavaliere. È coetaneo di Gemma. Massimiliano ha catturato fin da subito l'attenzione di Gemma quando è arrivato in studio. Tina ha ironizzato sostenendo che fosse evidente l'attrazione che la Galgani provava nei confronti del cavaliere. In realtà, a dispetto di quanto accaduto in precedenza, quando Gemma ha scelto di frequentare persone più giovani di lei, Massimiliano ha esattamente la sua stessa età. Infatti è nato nel 1950, lo stesso anno della Dama Torinese, e di conseguenza ora ha 72 anni. È nato a Firenze, come è stato fatto notare dalla stessa Cipollari in studio, che ha fatto notare che sia la stessa provenienza di Giorgio Manetti. Ha lavorato per il settore della moda. Massimiliano ha lavorato per ben 30 anni in un settore molto vicino a quello della televisione. Infatti ha lavorato per il settore della moda. Nello specifico il suo lavoro era quello di creare abiti per il cinema, il teatro e il mondo dello spettacolo in generale. Questo interessante lavoro ha forse consentito a Massimiliano di avvicinarsi al mondo della televisione e dei personaggi famosi, facendogli decidere di andare nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ama cantare. Oltre al suo lavoro, Massimiliano ha anche svariate passioni. Come ha raccontato anche in studio, ha una passione per la musica, che gli piace ascoltare, ma anche cantare, anche se non a livello professionale. Pur essendo soltanto una passione, il cavaliere ha spiegato di aver dedicato molto del suo tempo libero, nel corso della vita, a cantare. A parte il lavoro, quindi, il cavaliere trascorreva molto tempo in questo modo. Massimiliano si definisce quindi un cantante, anche se non è mai diventato un professionista. Le canzoni che preferisce sono quelle di Massimo Ranieri e Fausto Leali, e sono quelle che suona e canta più frequentemente. Aveva sognato un ingresso al centro dell'attenzione. Pur essendo andato nel programma per trovare l'amore, Massimiliano non disdegna le attenzioni del pubblico. In particolar modo lui stesso ha raccontato che avrebbe pagato pur di avere un ingresso così plateale come quello che effettivamente ha avuto. In particolar modo Massimiliano faceva riferimento al fatto che subito dopo essere arrivato in studio, Gemma l'ha notato facendolo sedere al centro e da lì si sono scatenate svariate polemiche che hanno coinvolto gli opinionisti. Successivamente il cavaliere fiorentino è tornato al centro dell'attenzione dopo aver deciso di conoscere Nadia, trascurando la frequentazione con Gemma e facendo piangere quest'ultima. Ha dichiarato di non sentirsi in colpa per Gemma. Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, Massimiliano ha parlato della breve conoscenza che ha avuto con Gemma. Il cavaliere ha spiegato di ritenere che l'amore sia una questione di battiti cardiaci, ma la cosa non è scattata con la Galgani. Di lei ha apprezzato il fatto che mantenga vivo il suo lato bambino, cosa che lui ama nelle persone e che cerca di fare in prima persona. Ciò nonostante, non riesce a vedere la frequentazione come qualcosa più di un'amicizia e per questo le ha regalato delle margherite. Massimiliano ha quindi dichiarato di non sentirsi per nulla in colpa per le lacrime di Gemma, ma di voler comunque recuperare il rapporto con lei dal punto di vista umano. Voi che cosa ne pensate? Credete che Massimiliano sarà un bel personaggio nel Throne Over e finora vi è piaciuto? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.